Ma guarda, allora, di Berisha io ricordo sempre che il calciatore che arriva da un altro tipo di calcio, che parla un'altra lingua, che ha ovviamente delle difficoltà oggettive nell'inserimento, gli si deve dare almeno un anno. Io ricorderò sempre la prima partita di Senad Lulic con la maglia della Lazio, fu a San Siro, sbagliò lo stop sotto la gradinata nord, ipotizzando ovviamente di essere uno stadio olimpico, lo stoppò di sinistro, sta palla fece uno stop che, quando eravamo ragazzini con abbastanza cattiveria, dicevamo a Ciccio Graziani, perché tentativo di stop e la palla andava abbondantemente avanti, la palla finì sul fondo. E io il giorno dopo mi dovetti scontrare con delle persone che, classico situazione laziale e romana, ha comprato una pippa, la solita sega, dove l'è andata a comprare, compagnia discorrendo. Poi Senad Lulic ha fatto e sta continuando a fare il suo brillante percorso, oggi è il capitano della Lazio, è l'eroe del 26 maggio e compagnia discorrendo. Quindi sui calciatori che arrivano dall'estero, secondo me ci vuole comunque un anno di attesa, bisogna saperli aspettare. Detto questo, anche perché Berisha lo scorso anno, ricordo a tutti, fece una capoccia alla Lazio andata e ritorno con il Salisburgo non indifferente. È più piccolino per il calcio italiano, secondo me, però aspettiamolo e vediamo che succede. Poi attenzione, se mi si dice Berisha dove gioca, io rispondo al posto di Milinkovic, allora sfido chiunque a dirmi se tra Milinkovic e Berisha mette in campo Berisha. Quindi da questo punto di vista è abbastanza chiaro che se poi il posto è quello di Milinkovic, quando non gioca Milinkovic, mi aspetto da Berisha quello che fa Milinkovic, siamo proprio fuori dal ragionamento. La delusione più grande è Badeli, questo sì, assolutamente sì, perché Badeli probabilmente è andato via a parametro zero da Firenze e pensava di venire alla Lazio a fare il titolare, ma nel 3-5-2 in mezzo c'è un signore che gioca col joystick, forse era il caso che qualche partita della Lazio Badeli se la poteva anche vedere, perché nel momento nel quale levi Lucas Leiva in mezzo al campo è la prima maglia che dà Inzaghi ed è la prima maglia che io darei, perché è ovvio per tutte quelle che sono proprio le disamine tattiche. Leiva non lo puoi levare, giocare con Leiva e Badeli si è provato, ma è abbastanza lento. Onestamente, dopo sei mesi d'attesa, andare in società e chiedere di essere ceduto va benissimo, poi lo dito ti risponde come risponde a tutti, porti il cammello, 10 milioni e poi eventualmente vai dove vuoi, motivo per il quale è rimasto qui. È quello che mi ha deluso di più, sinceramente è quello che mi ha deluso di più, però è altrettanto vero che se si vedevano le partite della Fiorentina lo scorso anno, un fulmine di guerra lui non è mai stato, era molto molto lento. Quindi nelle geometrie biancocelesti è ovvio che lei vada lì, non lo puoi levare, i due lati sono due che non puoi togliere neanche lì, perché sono due, uno che è Milinkovic, che si porta in avanti spesso e volentieri con la sua fisicità, le spizzate, la seconda palla, l'altro è un Maradoneta perché è Marco Parolo, quindi faccio abbastanza fatica a pensare dove eventualmente può giocare Badeli. No, senz'altro c'è nulla da aggiungere su Badeli, perché purtroppo ci aspettiamo tutti quanti ben altre prestazioni. Senza rubarti altro tempo, Paolo, se ci puoi dare una bozza di 11 che giovedì con l'Empoli. Ma guarda, ha detto che, insomma, ti ripeto, si sono allenati stamattina alle 11, quindi il trettiero sono quelli, Stratoscia in porta, i trettiero sono quelli, anche perché insomma Wallace è una lesione di primo secondo grado, forse Luis Felipe il 14 contro il Siviglia dovrebbe farcela, magari in panchina giovedì, però insomma aspettiamo domani. E io a questo punto mi aspetto anche l'esordio di Romolo dal primo minuto, con Lulic che ha riposato a Frosinone, quindi Lulic in campo dal primo minuto, Leiva come centrale, Milinkovic che torna perché ha scontato la squalifica, è squalificato Parolo, e quindi capire lì quello che eventualmente lui vuole fare, e poi soprattutto se ce la fa Luis Alberto, gioca Luis Alberto, punto interrogativo su Correa, e se ce la fa Immobile, altrimenti Caicedo. Secondo me sarà la Lazio migliore. Inzaghi non fa turnover, Inzaghi non regala niente a nessuno, guarda Marco, no. Questo io conosco Simone da quando allenava gli allievi, dopo gli allievi giocava con la primavera e c'era la possibilità di sfruttare Keita, Dunkara, tutta questa gente qui che erano dei fuori ruota, perché comunque gli davano la possibilità
di metterli in campo. Non c'è stata mai una domenica che li ha risparmiati. Simone vuole vincere, quindi sfrutta tutto quello che può per arrivare a vincere. E insieme a Simone anche noi vogliamo vincere, quindi seguiremo sempre, accetteremo sempre ben volentieri le scelte del mister se faranno il bene della Lazio. Bene Paolo, non vogliamo rubarti altro tempo, ti ringraziamo come sempre del tuo contributo e degli spunti che ci hai regalato e cercheremo quanto prima di riaverti ai nostri microfoni. Grazie ancora Paolo. Ciao Marco, grazie. È sempre un piacere, buona un serata. Abbraccio, ciao a tutti. Paolo. Ciao ragazzi.
Ed eccoci rientrati alle 22.19 dal 5 febbraio 2019, puntata di martedì, questa sera inedita per il Nido delle Aquile, in studio diretta dagli studi di Radio Roma Futura di Via Nomentana, ai microfoni Antonio Pilato e Marco Misseri. Bene, dopo... Ben ritrovati. Dopo il bel collegamento con Paolo Ciricola, che comunque sia ci rinfresca e ci dà tantissimi spunti per parlare di Lazio, perché comunque è uno che la Lazio la vive tutti i giorni, sia per la sua professione sia per la sua fede calcistica. Quindi abbiamo trovato anche oggi tanti spunti su cui possiamo arrivare a comprendere ancora meglio le dinamiche in casa Lazio, e quindi adesso siamo proiettati su un match di giovedì all'Olimpico contro l'Empoli. Abbiamo fatto una sorta di 11 iniziale insieme a Paolo, che ci dovremmo aspettare appunto giovedì sera contro l'Empoli. Forse ci sarà l'esordio di Romulo, come ci ha ben detto Paolo. Sì, ma diciamo meglio pure andare a verificare il nostro avversario di turno come se la passa, e quindi proseguiamo nella nostra rubrica dell'avversario di turno, e questa volta per l'Empoli abbiamo David Biuzzi del Tirreno Empoli. Buonasera David. Ciao, buonasera. Allora, che Empoli bisogna aspettarsi per giovedì all'Olimpico, se ci riesce a fare una bozza di formazione, e secondo te quanto il mercato di gennaio ha dato in positivo alla squadra di Iachini? Ma è tutto un grosso punto interrogativo in questo momento, è proprio alla luce di quello che è successo sul mercato di gennaio. Oggi, per dirvi, stamattina l'Empoli ha presentato 7 nuovi acquisti degli 8 totali, che sono arrivati proprio dal penultimo all'ultimo giorno di mercato, quindi in realtà dobbiamo ancora capire che facce hanno, come corrono, chi sono. E questo ha contribuito a creare una situazione un po' di confusione. L'Empoli non arriva bene a questa sfida, e questo basta vedere la classifica per rendersene conto, ma non arriva bene anche perché ha perso un po' in questo momento il filo conduttore, deve ritrovarlo in fretta. Io credo che alla fine la formazione possa essere la stessa che ha iniziato la partita con il Chievo, perché c'era già Farias, uno dei nuovi acquisti da titolare al posto di Zajc, che è stato ceduto, Lagumin è ancora infortunato, quindi la grossa novità, anche se è una conferma, dovrebbe essere appunto l'ex attaccante del Cagliari al fianco di Caputo. E poi il resto è tutto da giudicare, perché insomma ne sono arrivati talmente tanti che abbiamo perso un po' la bussola tutti. Sì, a proposito della cessione di Zajc di cui tu parlavi, come te la spieghi, visto comunque anche il valore del giocatore? Ma era in parte annunciata, nel senso che Zajc è stato un giocatore fondamentale nella scorsa stagione in tutta la gestione Andrea Azzoli, anche quest'anno, perché l'Empoli giocava con il 4-3-1-2 e lui è l'ideale per giocare tra le linee, proprio un trequartista moderno, completo. Sa fare gol, sa fare assist, partecipa al gioco. Con il ribaltone in panchina, l'arrivo di Iachini, l'Empoli ha cambiato pelle, gioca col 3-5-2 e Zajc era un po' l'elemento più sacrificato. C'era il rischio di tenerlo ancora a Empoli 6 mesi a fare il comprimario e a svalutarlo anche. A questo si aggiunge il fatto che è arrivata un'ottima offerta dal Fenerbahce, e a quel punto sia la società che il giocatore hanno deciso di accettarla subito, quindi è stata in parte sorprendente. Insomma, sapevamo che se fosse arrivata un'offerta importante, l'Empoli, che ne ha rifiutate per altri giocatori, tipo Krunic o Di Lorenzo, che ha fatto altre cessioni, ma solo per giugno, come Traoré o Rasmussen con la Fiorentina, però sapevamo che con Zajc il discorso sarebbe stato un po' diverso.